Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo terzo appuntamento del mese di maggio. E vi ringrazio molto per essere qui con noi. Oggi tratteremo due argomenti. Come al solito, questi appuntamenti li abbiamo denominati Tech and Legal perché sono composti da due parti. La prima più di carattere legale, giuridico, normativo, il secondo più di carattere tecnico. Oggi, scusa. Oggi, insieme all'avvocato Valentina Frediani, fondatrice CEO di Colline Partner, che Colline Partner è un'azienda italiana specializzata nel diritto informatico, parleremo di quali normative occorre adempiere nel caso di un data breach. E insieme a Fabrizio Patriarca, Security Architect di IBM, parleremo di come aumentare l'autenticazione e quindi il riconoscimento dell'utente quando accede alle applicazioni, specialmente in un periodo come questo dove sempre di più abbiamo le aziende hanno ricominciato il loro lavoro, ma abbiamo anche molti lavoratori che lavorano in modalità remota e quindi in modalità smart working. Fabrizio ci farà capire quale può essere una soluzione ottimale per crescere il livello di autenticazione e massimizzare e velocizzare l'accesso alle applicazioni che possono essere on-prem, in azienda, ma anche in cloud. Vi chiedo oggi una piccola osservazione, vi chiedo una cosa. Inizieremo con Valentina, con l'intervento di Valentina e le eventuali domande Valentina cercherà di rispondere a fine del suo intervento perché lei ci dovrà salutare. Per una piccola incombenza. Poi dopo seguirà Fabrizio con la sua parte e quindi poi tutte le eventuali altre domande alla fine. E vi ricordo solo una cosa, il prossimo evento che è il 4 giugno alle ore 11, dove sempre insieme IBM parleremo di una soluzione innovativa sulla gestione e protezione dei dati all'interno delle aziende e quindi il prossimo appuntamento a questo punto è rimandato, come dicevo prima, al 4 giugno. Io non porterei via altro tempo, passerei subito la parola a Valentina e come vi ricordo, usando il pannello di fianco, potrete scrivere eventuali domande, che Valentina, cercherà di rispondere al fine del suo intervento. Grazie mille e buon proseguimento. Bene, grazie Mirko. Dovreste visualizzare la mia presentazione, mi confermi? Ok, mi confermate? Ok. Allora, buongiorno a tutti, avvocato Valentina Frediani, Colline Partners. Brevissimamente vi presento la nostra struttura, ci occupiamo di diritto informatico, quindi tutto quello che è afferente il tema privacy, tutela delle informazioni, digitalizzazione, ma anche controllo a distanza, contrattualistica, intellectual property. E siamo l'unica azienda europea ad aver certificato una metodologia di validazione degli applicativi dal punto di vista della conformità del GDPR. Allora, stamani affrontiamo un tema relativo al breach. In uno dei nostri incontri ne abbiamo parlato relativamente ai rischi derivanti dalla gestione delle caselle di posta elettronica. Oggi ne parliamo in maniera più ampia. E intanto apriamo citando quelli che sono gli aspetti normativi, gli obblighi aziendali, ma anche di tutela e quindi di discrezionalità al lato datoriale relativamente a quelli che possono essere dei breach che possono avvenire all'interno della propria struttura, dell'ente, dell'azienda. Quali sono le normative di riferimento? Allora, abbiamo, e ora lo vedremo più nello specifico, la NIS che si applica rispetto ai soggetti che svolgono attività relative ai servizi essenziali. Abbiamo il GDPR, quindi tutto quello che è afferente al mondo della privacy, ma anche la 231, ma anche la necessità della tutela delle informazioni. Quindi, quando si affronta da un punto di vista organizzativo, tecnologico e legale all'interno della propria struttura, che sia un ente, che sia un'azienda, l'argomento della prevenzione, gestione e remediation in relazione ai breach, dobbiamo tener conto perlomeno di questi quattro pilastri normativi, dove
La NIS è normativa obbligatoria per alcune tipologie di aziende, quelle appunto che prestano servizi essenziali o che sono collegate. Il GDPR si applica integralmente a tutte le aziende ed enti italiani. La 231 ormai è divenuta una normativa che si applica ordinariamente nelle aziende più strutturate. E poi abbiamo la tutela delle informazioni. E la tutela delle informazioni è un qualcosa di discrezionale apparentemente, poi in realtà non è solo rimesso alla sensibilità di quella che può essere l'azienda o l'ente il tutelare l'informazione, perché in realtà sta anche nel rispetto del principio di buona fede e di correttezza nelle gestioni delle informazioni commerciali e nella tutela delle informazioni che spettano comunque sia nell'ambito del privato che nell'ambito del pubblico. Quindi è vero che è un'attività discrezionale scegliere se e come andare a tutelare le informazioni che costituiscono poi patrimonio aziendale o dell'ente, ma è altrettanto vero che comunque devono essere riconosciute delle tutele verso quei soggetti che da un punto di vista di relazioni, di business, anche fuori dal trattamento dei dati personali, devono ricevere comunque delle tutele. Quindi questi sono i pilastri sui quali bisogna basarsi. Entriamo un attimo nel merito di come deve avvenire la gestione del breach. Allora, quando parliamo di breach, a seconda della normativa possiamo dare una definizione diversa. La violazione che rileva ai sensi della NIS, quindi per gli operatori di prestazione di servizi essenziali, è intesa come un incidente, come qualsiasi evento che sia realmente pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi, quindi con un impatto rilevante su quella che è la continuità. Pensiamo all'ambito energetico, pensiamo all'ambito idrico, pensiamo all'ambito relativo alle comunicazioni, dove la violazione si deve ritenere in qualche maniera prevenuta, quindi nella analisi di quelli che possono essere stati i rischi è stata affrontata, è stata gestita, identificata, analizzata e poi sulla base del contenuto vengono date delle definizioni rispetto a quello che può essere l'obbligo di notifica, con delle implicazioni quindi sia tecniche che procedurali. Noi vedremo oggi che non si parla mai e soltanto per i breach di soluzioni tecnologiche, perché se non viene gestito l'elemento culturale, l'elemento reattivo anche da un punto di vista delle persone, si rischia comunque di non avere una gestione integrale di quello che può essere il momento della prevenzione e di non avere neanche un'adeguatezza rispetto a quello che è il momento poi della gestione nel caso in cui l'anomalia si rilevi tale che possa configurare un breach e poi successivamente nel piano delle remediation. Rispetto a quello che prevede il legislatore, che cosa ci dice in tema di breach? Che comunque rispetto a chi è sottoposto alla NIS deve comunque fare una notifica, deve essere fatta senza ingiustificato ritardo, che da un punto di vista legale lo trovo un obbrobrio il senza ingiustificato ritardo, perché se non vado a quantificare da un punto di vista orario, di giorni, un ritardo, come mi potrà essere opponibile che sia effettivamente un ritardo o meno? Ma nel senso del legislatore, perché dice senza ingiustificato ritardo? Perché prende atto del fatto che possano intervenire degli eventi per i quali ancora non siamo in grado di definire il breach tale, quindi potrebbe essere già un breach che si configura come quelli tra obbligatori da dover comunicare al CSIRT, ma magari non vi sono gli elementi tecnici ancora che lo rendano evidente e quindi da quando è avvenuto a quando lo andiamo a rilevare effettivamente ci può essere un arco temporale più o meno ampio. Sappiamo benissimo che informaticamente possono esserci veramente anche delle diciamo molto più che delle ore, delle giornate, e quindi da questo punto di vista lascia un margine di manovra che non troveremo invece nell'ambito del GDPR, dopo ne parleremo. Quando è rilevante ai sensi della NIS un breach? È rilevante quando vi è un numero di interessati per cui vi possa essere in qualche maniera un interessamento ampio dalla perturbazione che arriva dell'interruzione del servizio essenziale o dell'alterazione del servizio essenziale, rispetto alla durata dell'incidente, quindi quando avviene una protrazione che in qualche maniera può pregiudicare la fruibilità di quello che è il servizio, quando vi è una diffusione geografica relativamente all'area interessata. Ricordiamo che nel caso in cui il breach
abbracci anche i dati personali, come lo vedremo rispetto al GDPR, non è che se io notifico per la NIS non notifico per il GDPR, anzi, al contrario, attenzione, perché dovendo avere magari la contemporaneità di due notifiche, poi le autorità comunicano tra di loro e quindi potrebbe esservi una carenza e potrebbe essere imputabile la mancanza di notifica del breach nell'uno o nell'altro caso, quando risulti comunque all'una autorità o all'altra autorità garante per la protezione dei dati personali. Degli elementi a fattor comune del breach li abbiamo anche per quanto riguarda il breach rilevanti ai fini del GDPR. Qui però non si ha, intanto non c'è una circoscrizione a quelli che sono le aziende, strutture che trattano servizi essenziali, perché il GDPR si applica a tutte le entità, quindi all'azienda di produzione, all'ente pubblico, allo studio professionale, piuttosto che all'assicurazione, a tutti, indistintamente. Abbiamo però degli altri parametri relativamente alla definizione di quello che è il data breach, perché il legislatore ci dice che il data breach si configura quando la violazione possa comportare distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso dei dati da parte di soggetti non autorizzati. Quindi abbiamo una violazione della riservatezza, perché vi può essere una divulgazione, dell'integrità, quando magari non vi è la disponibilità integrale di quello che è il dato perché vi è un'alterazione, o la stessa indisponibilità. Ad esempio, in questi mesi pandemici abbiamo assistito a diversi ransomware, a diversi momenti in cui vi sono stati degli attacchi che in qualche maniera hanno congelato i dati, li hanno sottoposti magari a delle soluzioni di crittografia nell'indisponibilità del titolare, dietro riscatto i dati sarebbero stati resi leggibili. Anche questa indisponibilità può configurare un breach. Ma il breach chiaramente fa riferimento al data breach. Quindi io ho un breach rilevante da un punto di vista del GDPR quando io ho i dati riferiti agli interessati che costituiscono oggetto dell'attacco. Mi dice il legislatore, per configurare un breach per il quale si renda obbligatorio effettuare la notifica, è sufficiente anche la non certezza che non si possa, che si possa andare ad escludere che il breach sia avvenuto. Quindi non mi dice lo devi notificare quando sei certo che c'è stato un data breach, mi dice lo devi notificare anche quando tu non puoi escludere che il breach non sia avvenuto. E questo è molto importante perché nel dubbio occorre andare a notificare. Poi si notificano tutte le perdite, tutte quelle che sono le indisponibilità dei dati? No, non è così. Io posso avere uno stesso evento per il quale non è detto che io debba fare pariteticamente la notificazione al garante. Vi faccio un esempio. Nel caso in cui mi venga rubato o perso un device, io posso avere un obbligo o meno di notifica, intanto a seconda che il device sia protetto o meno. Perché? Perché se io lo perdo e potrei avere sopra dei dati, va bene, ma non sono dati che possono pregiudicare la perdita, possa pregiudicare un qualcosa verso gli interessati, io non ho bisogno di fare la notifica. Quindi se è protetto e vi sono dei dati che non devono, che comunque non danno pregiudizio, non ho bisogno della notifica. Se è protetto sufficientemente e ho dei dati per i quali possono essere invece nascere dei pregiudizi e si trovano in unica copia su quel device, e quindi non c'è la possibilità per l'interessato di andare a ricostruire i dati a cui fanno riferimento, allora in quel caso rientra nella notifica. Quindi io ho anche delle pluralità di scelte da dover fare nel momento in cui devo valutare se fare la notifica del breach o meno. Quindi questo è molto importante perché noi come DPO, supporto DPO, ci capita e servizio data breach, ci capita spessissimo di avere subito l'alert del titolare del trattamento tramite i propri responsabili o i propri incaricati di dire ah, è stato perso il cellulare, è stato rubato in autogrill, ora meno perché si viaggia meno, il portatile. Non è che automaticamente quello è un breach, quello è un tipo di evento che deve essere analizzato, classificato e sulla base delle protezioni, della tipologia di dati e dell'eventuale pregiudizio che possa derivare agli interessati, si va a decidere se effettuare la notifica o meno. Anche qui il legislatore che cosa ci dice? Che comunque la notificazione deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e in questo caso ci dà 72 ore. Quindi non ci dà soltanto diciamo, il termine
generale ci dà 72 ore, che sono 3 giorni lavorativi. Sono dei termini molto, molto stretti per fare una notifica. Per questo, in genere, che cosa succede? Intanto, se io so già che non posso escludere che non sia avvenuto l'attacco, vado a fare la notifica all'autorità di controllo. Vado a dare degli elementi, fornisco degli elementi descrittivi di quello che è il breach. Potrei non avere tutti gli elementi a disposizione, perché magari devo fare delle indagini da un punto di vista tecnologico. Andrò a integrare la notifica in un secondo momento. Dovrò circostanziare chiaramente quello che è l'attacco, e poi potrò comunque, mi dice il legislatore, potrò comunque andare a ritardare la notifica laddove ciò sia funzionale intanto ad intervenire sull'attacco, a circoscrivere il tipo di attacco, avere delle informazioni che poi siano funzionali all'autorità di controllo. Vi ricordo, da questo punto di vista, sia per il tema, diciamo, del breach che per la NIS, la notifica è resa obbligatoria perché ci sono delle ratio, ci sono degli obiettivi. Rispetto ai servizi essenziali, l'obiettivo è facilmente comprensibile, no? Cioè consentire di andare a capire o a rimuovere degli effetti che in qualche maniera possono pregiudicare dei servizi che sono basilari. Pensiamo all'attacco a una centrale elettrica piuttosto che a un idrico, no? Quello che può comportare, a livello anche di comunicazione, la possibilità di accedere a una massa dati importante. Insomma, sono degli attacchi che possono generare comunque effettivamente dei documenti. Dal punto di vista del GDPR, la ratio del legislatore è di andare a costruire comunque delle statistiche, raccogliere delle informazioni per poter far confluire anche quelli che sono i dati relativamente agli attacchi in generale, andare a costruire sotto il lato normativo, ma anche sotto il lato defensionale, non solo nazionale ma europeo, visto che questo data breach è una norma che si pone all'interno dell'albero europeo, della normativa europea, poter andare a fare delle azioni di contenimento rispetto a questa tipologia di breach, come appunto abbiamo avuto gli attacchi sotto Covid, che si sono rivelati poi delle azioni che la cui conoscibilità così diffusa nel momento in cui ha ricevuto le notifiche l'autorità di controllo ha permesso poi di dare anche pubblicità di quelli che erano gli attacchi in corso e quindi di aumentare il livello di attenzione degli eventuali destinatari. Per cui c'è una ratio in questa notifica. Ovviamente una ratio può essere anche raccogliamo delle informazioni per capire se effettivamente il titolare del trattamento ha posto in essere quelle azioni di prevenzioni sufficienti per poterlo prevenire. Poi sappiamo benissimo che la violazione comunque, anche con l'adozione di tutte le misure di sicurezza possibili e immaginabili, potrebbe avvenire, perché magari può essere rimessa a una disattenzione, a un tema culturale nei confronti dei soggetti, degli utenti magari che utilizzano gli strumenti. Molto importante, cosa deve essere notificato? Ci sono tutta una serie di elementi che devono essere comunicati all'autorità di controllo e attenzione, perché ciò che deve essere comunicato deve essere veritiero, altrimenti vi è una responsabilità anche di natura penale da parte del soggetto che notifica, e vi ricordo che la notifica è un qualcosa che deve essere fatto dal titolare o dal responsabile, può essere redatto, supportato dal DPO, ma deve essere fatta formalmente con l'identità di quei soggetti autorizzati a dare una comunicazione all'autorità di controllo. Nella notifica devono essere indicate anche le attività che sono state intraprese o che verranno intraprese per mitigare l'impatto, questo è molto importante, e tutti i correttivi che si potrebbero generare. Per questo vi dicevo inizialmente, può darsi che si renda necessario fare una notifica adesso, ma poi andare a fare un'integrazione della notifica che è stata fatta originariamente ricollegandosi al numero che viene attribuito dall'autorità di controllo, perché alcune informazioni, in particolare sul tema remediation, correttivi, mitigazione, potrebbero rendersi necessarie in un altro momento. Vi ricordo che rispetto alla notifica nei confronti dell'autorità di controllo potrebbe rendersi necessario fare anche la notifica nei confronti degli interessati, cioè laddove notificare all'interessato possa voler dire ridurre l'impatto, mitigare il rischio che lo stesso corre nel momento in cui è avvenuto l'attacco, si rende obbligatorio fare la notifica, che può avvenire direttamente. Vi ricordo l'attacco che ha subito, è andato su tutti i giornali, Unicredit, la quale ha mandato poi una lettera a tutti i correntisti per avvisare dell'attacco avvenuto, ma insomma ce ne sono state tante nel tempo. Ultimamente pensiamo all'INPS, che poi forse era un problema di privacy and security by design, pensiamo a Zoom, insomma ce ne sono stati diciamo non pochi, ancora più recentemente il San Raffaele, che sembra che abbia subito, diciamo, questo attacco sui dati di natura sanitaria, che oggi sono il nuovo petrolio, sono definiti big data sanitari il nuovo petrolio. Ecco, in tutti questi casi può rendersi necessario fare la notifica agli interessati o direttamente o dandone avviso anche tramite
strumenti che possono essere giornali, mezzi di comunicazione laddove non si possa per il, numericamente o per la possibilità di raggiungere andare in qualche maniera a interloquire direttamente sui soggetti interessati. Chiaramente che cosa succede? Attenzione alla, io sono diciamo molto parsimoniosa sul tema del, del breach, ci sono DPO che notificano sempre, qualsiasi cosa succeda notifichiamo, che nel più ci sta almeno, no, non è il senso della notifica, nel più ci sta almeno lo dice chi non lo sa fare, in realtà invece la notifica va misurata bene, perché non fa scattare automaticamente un controllo dell'autorità garante, ma non lo esclude, quindi io potrei comunque dare un'esposizione rispetto alle scelte che ho effettuato. Inoltre, da un punto di vista di notifica degli interessati, è bene valutare in maniera diciamo corretta se c'è l'obbligo di notificare o meno, perché io comunque potrei avere un problema di brand reputation e quindi da questo punto di vista è chiaro che devo evitare, laddove non sia strettamente necessario, un'esposizione diciamo nei confronti dei soggetti che in qualche maniera poi potrebbero andare a criticare un operato o potrei in qualche modo diminuire la mia credibilità. Quali sono gli elementi, e vado a concludere, che caratterizzano da un punto di vista normativo il tema dell'accountability che riguarda sia la NIS, ma riguarda anche una 231, perché comunque devono essere adottate delle procedure organizzative, la tutela delle informazioni. Allora, sicuramente è fondamentale, se io voglio affrontare un tema lato rischio del breach, effettuare delle analisi di natura tecnologica, andare di natura normativa, perché ci sono degli elementi di intervento che possono essere educativi a livello di misure organizzative, a livello anche di procedura di reattività a quello che può essere il breach, cercare anche di capire se possono derivare dai fornitori, quindi tutto il tema dell'esternalizzazione, dei servizi in cloud, del monitoraggio, il tema contrattuale, che cosa ho previsto a livello testuale nel caso in cui il breach avvenga sul fornitore, da quando decorrono le mie 72 ore, da quando è avvenuto sul fornitore, da quando me l'ha comunicato, bisogna, ci sono degli elementi che vanno chiariti e che possono variare a seconda del servizio che viene prestato dal fornitore. Ricordiamoci che c'è una responsabilità sempre molto forte sul titolare e quindi attraverso le misure organizzative, attraverso i contratti, attraverso la formazione del personale, attraverso la regolamentazione, il titolare del trattamento riesce a dimostrare che ha correttamente adempiuto in accountability a quelli che erano gli obblighi e poi in tutto questo si può succedere comunque un breach, però intanto ci deresponsabilizziamo da quelle che possono essere conseguenze di natura diciamo sanzionatoria. È molto importante infine andare a fare una conservazione di tutto quello che è lo storico degli eventi che si sono succeduti. Ricordiamoci ad esempio che per il GDPR il breach, anche qualora non venga notificato, quindi non si configuri come un data breach che rientra negli obblighi di notificazione, deve essere comunque annotato, proprio perché si deve andare a motivare perché non è stato classificato come tale, come evento obbligatorio. Quindi non c'è stato un documento, perché come si è svolto, perché comunque non sono arrivati i dati erano cifrati. Questo ci permette di dimostrare, da una parte, in caso di controllo della Guardia di Finanza, dell'autorità garante nazionale, di aver correttamente impostato un sistema per cui si va anche a classificare gli eventi. Dall'altra, mi può consentire su un lungo termine, o comunque quando dovrò andare a rifare delle analisi di avanzamento rispetto al mio stato di gestione del tema del breach, avendo uno storico potrò fare anche delle valutazioni su come andare a evolvere o implementare quella che è il mio livello di sicurezza proprio sulla base degli eventi che si sono succeduti. Io vi ricordo che il 25 maggio questa settimana il GDPR ha compiuto 2 anni, quindi se oggi dovessimo ricevere un controllo dell'autorità garante dovremmo essere in grado di dimostrare in questi 2 anni se ci sono stati eventi o meno, esibire eventualmente registro, andare a dimostrare in caso positivo degli eventi se è stato necessario andare a mitigare determinati rischi come è stato effettuato e quali soluzioni sono state affrontate. Chiaramente nel rispetto di quello che è stato comunicato all'autorità di controllo, ma anche con la massima attenzione rispetto a quelle che poi sono state nella fase attuativa le misure di mitigazione, cioè se mi sono discostato da quello che ho notificato al garante, eventualmente andrò a fare un'implementazione di quella che è la notifica. A questo punto io ho terminato, lascerò poi a vostra disposizione nelle slide che riceverete anche tutti i nostri servizi, in particolare uno proprio dedicato alla gestione dei breach. Chiedo ai colleghi se ci sono delle domande che mi devono essere poste, io mi scuso anticipatamente perché vi dovrò lasciare dopo l'intervento. Mirko, ti chiedo la cortesia di sapere se ci sono delle domande.
Mirko, non ti sto Sì, sentendo. eccoci qua. Ok, E sì, abbiamo una domanda. Vorrei ricordare che nella sezione del pannello domande potete scrivere anche tutte le domande che naturalmente ritenete più opportune. E anche dopo, in seguito, Valentina, come ha detto adesso, si dovrà staccare per un'incombenza. Le eventuali domande rivolte a lei saranno poi risposte tramite mail successivamente. Ok, assolutamente. Valentina, abbiamo una domanda per te che è questa, te la leggo. Quali sono le responsabilità dell'azienda o ente qualora non effettui la notifica del breach al garante? Breach al garante. Allora, sì, ci sono delle conseguenze anche di natura piuttosto forte, perché un'omissione può anche configurare poi una responsabilità di natura penale, a seconda della tipologia, e anche responsabilità di natura sanzionatoria. Per questo dicevo, non si notifica tutto, dicevo prima, bisogna ponderare in maniera idonea cosa andare a notificare, perché anche l'omissione, se da una parte non si notifica tutto, dall'altra per cambio non è che non si notifichi niente, perché poi un domani dovessero sorgere delle responsabilità, dovesse essere ricostruita comunque una responsabilità, l'omissione è molto grave, sia dal punto di vista del titolare del trattamento come responsabilità che dal punto di vista dei soggetti nominati, nel caso in cui a loro volta diciamo abbiano omesso la comunicazione nei confronti del titolare del trattamento. Per questo diciamo, si deve costruire anche nella misura organizzativa, nelle autorizzazioni, nella gestione regolamentare, tutte le indicazioni su quali tipologie di comportamenti e chi deve essere avvertito nel caso in cui vi siano delle anomalie. Poi ci sarà chi se ne intende che le deve classificare, sistemi informativi per alcuni aspetti, legal, DPO, responsabile privacy piuttosto che compliance. Però attenzione all'omissione perché dà adito a sanzioni e si arriva fino al 4%, responsabilità di natura penale omissiva, ma eventualmente anche obbligo del risarcimento del danno nei confronti degli interessati se quella mancata notifica verso gli interessati può aver generato per loro un documento e quindi sono poi legittimati a far causa e chiaramente con tutto quello che ne può derivare anche da un punto di vista reputazionale. Per cui, come sempre, diciamo, ci vuole dimensione, ed anche per questo vi dicevo prima, andiamo sempre nel registro dei breach ad argomentare cosa è stato fatto e perché è stato fatto, perché l'accountability è fondamentale. Poi, se si dimostra che il tema è stato affrontato, si entra nel merito della disquisizione del perché si è fatto bene o si è fatto male, ma intanto lo abbiamo affrontato e non è stato omesso, che già ci toglie da una responsabilità di natura penale. Direi molto chiaro. Ok, ti ringrazio molto, siamo rimasti Grazie a nei voi. tempi Bene, e buona per questo ti continuazione. ringrazio. Grazie mille, buona giornata e direi adesso di passare la parola a Fabrizio Patriarca, IBM Security Architect, che ci spiegherà come incrementare il livello di autenticazione, quindi come migliorare quindi la sicurezza e la velocità di accesso alle applicazioni da parte degli utenti che, come dicevamo prima, ad oggi, soprattutto in questo momento, si trovano a lavorare in un ambiente che non è normalmente il loro e quindi in un ambiente di smart working. Ok, passerei subito la parola a Fabrizio. Ciao a tutti. Ok, la premessa è già stata fatta, ci avevo indicato l'argomento del giorno, quindi entriamo subito nel merito. Allora, stiamo parlando del tema dell'identity trust, cioè gestire la sicurezza delle persone. È un tema molto attuale, anche prima del Covid, perché tutte le aziende stanno in un momento di trasformazione digitale, l'adozione del cloud, dei dispositivi mobile, di nuove opportunità di business attraverso la tecnologia. Diciamo che hanno imposto negli ultimi periodi la necessità di implementare quello che viene definito lo zero trust, insomma, non fidarsi di nessuno in qualche maniera, quindi andare sempre a autenticare le persone quando accedono ai servizi, andare a fare quindi un enforcement stringente. Ora, però, a seguito della trasformazione digitale, a seguito delle richieste che vengono dal business, no? Spesso viene richiesto alle aziende di mettere in linea una nuova applicazione, per esempio mobile, e questo è da fare tutto quanto in tempo molto veloce, no? E poi tutto il discorso anche di rispettare gli aspetti normativi che sono stati appena adesso illustrati. Questo crea una serie di problemi non indifferenti, una sfida importante, e non ci mancava sicuramente il Covid
il Covid, no? In qualche maniera che ha reso tutto accelerato la necessità da parte delle aziende di implementare quindi dei nuovi controlli che indirizzano la trasformazione digitale, perché se il cloud era un'opzione molto importante prima del Covid, tutti abbiamo scoperto che durante questo periodo le aziende che avevano già sposato una strategia sul cloud erano molto più pronte a poter permettere alla propria forza di lavoro di connettersi ai propri servizi in cloud per svolgere le loro mansioni, no? Ora, secondo alcuni studi dell'IBM, tutte le aziende hanno già adottato più di un cloud. Spero ancora poi i workload che sono stati spostati sul cloud sono ancora solo il 20%, l'80% diciamo che ancora deve essere migrato, però tutte le aziende si trovano a dover gestire una situazione ibrida, che quindi è più complessa perché ho sia tutto l'on-premise, ma ho anche i servizi in cloud, no? E la sicurezza è sicuramente uno dei temi che vengono visti più come un freno nel guidare questa trasformazione digitale, che però abbiamo visto, come ho detto prima, che per esempio sarebbe stato, è una possibilità che permette di superare delle situazioni di emergenza come questa del Covid. Quindi vediamo questa anche come un'opportunità per fare quello che magari non era stato fatto prima, per poter modernizzare la nostra infrastruttura. Ora, quando parliamo di Identity Trust, specificamente sul cloud, quindi di Cloud Identity, abbiamo diverse persone, diversi attori che ruotano intorno a questi scenari. Da una parte abbiamo gli impiegati delle aziende che negli anni si sono abituati anche a utilizzare la propria informatica personale con dei servizi molto user-friendly, oramai sono abituati a utilizzare collaboration personale, condivisione di file, quindi si aspettano di trovare in azienda degli strumenti che gli diano la stessa user experience con quella con cui sono abituati a casa e che funziona molto bene, tra virgolette. Ma quindi vogliono andare sul cloud, vogliono utilizzare queste applicazioni. Questa è anche la stessa, sotto una sfaccettatura diversa, è anche quella che è la stessa necessità dei business leader, no? Perché vedono proprio nella tecnologia, nei nuovi strumenti tecnologici, un'opportunità di raggiungere più velocemente i propri clienti. Quindi da questa parte viene proprio una necessità di potersi aprire al massimo, no? Di poter utilizzare specialmente i servizi in cloud. Ovviamente dalla parte di IT administrator, dalla parte di responsabile della sicurezza IT, ci sono tutta una serie di sfide dietro questa cosa, no? Quindi questi strumenti devono essere utilizzati in maniera controllata, devo poter fare audit, devo poter rendermi conto che ci sono dei breach, come è stato detto prima, no? Quindi devo avere tutta una serie di controlli e un sistema che sia esercibile e gestibile. C'è un nuovo attore intorno alla security, c'è sempre stato, sto parlando del developer, degli sviluppatori, ma che negli ultimi anni sicuramente hanno preso molto più spazio nell'ambito della security. Se fino a ieri la sicurezza all'interno di un'azienda imponeva dei controlli con dei nodi, con proprie soluzioni, sempre più spesso la sicurezza finisce all'interno delle applicazioni, proprio perché nel nuovo mondo DevOps vengono sviluppate nuovamente delle applicazioni e quindi dobbiamo avere una sicurezza che possa essere cablata dentro alle app. Ok. E quindi questo che cosa significa? Che le nuove soluzioni di sicurezza debbano essere facilmente integrabili da applicazioni. Quindi la sicurezza sta passando più rispetto al passato, poneva dei nodi di rete che davano dei servizi. Oggi la sicurezza sempre di più offre delle API, delle interfacce applicative che possono essere utilizzate dagli sviluppatori per integrare le loro applicazioni. Questo è un po' il trend. Ora, entriamo un po' nel merito, della soluzione. Scusate un attimino, ho perso la presentazione. Ecco qua. Allora, noi abbiamo sicuramente ogni azienda che ha già una soluzione più o meno avanzata di Identity Access Management. Qui è rappresentata da questo blocco On-Prem Identity and Access Management al centro della slide, no? Quindi sono strumenti che permettono di gestire gli accessi, di profilare gli utenti e che sono utilizzati sia per gli scenari consumer sia per gli scenari enterprise. Oggi però ci stiamo concentrando fondamentalmente sulla forza lavoro, quindi sui dipendenti delle aziende. Ora, con queste soluzioni per anni sono stati diciamo, gestiti gli accessi alla infrastruttura on-premise, quindi stiamo parlando di SAP, dei
dei portali aziendali, tutti i servizi per chi, i clienti che hanno il mainframe, anche per il mainframe. E però cominciamo a vedere questa nuvoletta in alto a destra che è il cloud. E il cloud è l'opportunità per l'azienda di fare business in una maniera innovativa, no? Ora, posso gestire effettivamente i profili degli utenti per accedere a questi servizi con l'infrastruttura che io ho on-premise, però veramente, siccome sto parlando di uno scenario innovativo che è basato su certi standard, che è già deployato in cloud, molte aziende potrebbero trovare veramente conveniente avere la stessa gestione dell'identity manager e dell'access manager direttamente in cloud. E questo è l'obiettivo di questa nuvoletta che vediamo, IBM Cloud Identity, che è la possibilità per i clienti, per le aziende, di avere un tenant che rilascia tutti i servizi necessari a gestire la governance degli utenti sui servizi, piuttosto che l'accesso in tempo reale, piuttosto che la multi-factor authentication, quindi entriamo più nel merito proprio dell'enforcement degli accessi, e questo diventa veramente rilevante nel momento in cui gli utenti lavorano da remoto, sempre più spesso deve accedere a dei servizi in cloud, e quindi poter avere una soluzione completamente in cloud che va a proteggere quella che è l'accesso poi alla fin fine a delle risorse, a dei dati aziendali che sono ovviamente il patrimonio dell'azienda. Ora entriamo un po' più nel merito, cosa voglio dire nelle slide che vengono a seguire. Da una parte un po' elencare veramente per sommi capi le principali funzionalità che possono essere erogate attraverso questa piattaforma in cloud, e poi voglio anche mostrare degli scenari evolutivi, come una soluzione del genere può essere calata all'interno di un'azienda. Ok. Allora, funzionalità. In primis, attraverso una soluzione di questo tipo, io posso costruire un catalogo aziendale dei miei servizi in cloud. Io posso avere i servizi della Google Suite, piuttosto che ho tutta la suite Office 365, Salesforce, Workday, Box e via dicendo. Insomma, tutta una serie di strumenti aziendali che posso raccogliere all'interno di un catalogo di servizi in cloud. Ovviamente questo catalogo può avere un look and feel che rispetta quella che è la policy aziendale. Quindi un dipendente la mattina si connette, accede a questo catalogo e a partire da qui è in grado di andare in single sign-on su tutti questi servizi. Non dovrà più loggarsi n volte, ma direttamente erediterà un'autenticazione aziendale, piuttosto che si potrà direttamente autenticare una sola volta su questo sistema e poi accedere a tutti i servizi in cloud. C'è anche ovviamente un discorso di profilatura dell'utente, non è che tutti quanti vedranno lo stesso catalogo, quindi in funzione di quella che è la profilatura dell'utente, che potrà o essere ereditata da quella che è la profilatura che è già definita in azienda, per esempio su un Active Directory piuttosto che su altri repository, e quindi vedrà o meno un certo catalogo, ma egli stesso, l'utente, potrà anche richiedere: io potrei poter accedere a uno di questi servizi, e quindi c'è la possibilità di avere proprio un workflow con un responsabile del singolo servizio che accetterà o non accetterà questa richiesta, e quindi andare a gestire proprio il conferimento dei privilegi che consentono l'accesso ai vari servizi. Quindi a questo punto io ho sgravato l'azienda, il mio sistema IT, di dover connettere tutti questi singoli sistemi, che c'è cioè, sia un aspetto di effort nel definire tutti questi connettori, ma sia anche nel gestirli nel tempo. No, tutta questa cosa mi viene offerta direttamente attraverso un servizio cloud. Esiste poi la multi-factor authentication, quindi io posso forzare, nel momento in cui sto per accedere a questi sistemi, posso forzare un'autenticazione forte. Questa cosa può essere fatta in maniera molto light, per esempio ricevo un SMS con un codice, una one time password, piuttosto che una mail, oppure posso utilizzare una app che mi offre dei servizi più avanzati, per esempio ricevo una push notification, clicco su un bottone, confermo che effettivamente sono io che sto entrando in quel momento. Perché è rilevante questa cosa, specialmente in questo periodo del Covid? Perché magari se prima gli utenti lavoravano all'interno del dominio aziendale in una situazione sicura, oggi magari lavorano da casa con un PC personale e si connettono alla rete aziendale.
Allora, a questo punto diventa importante dire sì, user ID e password mi autentico, ma sono veramente io. Utilizzare quindi un canale parallelo, che quindi non può essere corrotto perché non sto nello stesso canale del browser con cui sto accedendo, per confermare che effettivamente sono io, no? Quindi questi che sono fino a ieri erano solamente scenari che eravamo abituati ad utilizzare per l'online banking, li possiamo utilizzare anche negli scenari e sempre più spesso vengono richiesti anche negli scenari di accesso alle risorse aziendali, quindi uno scenario non business to consumer, ma business to enterprise. E c'è anche il vantaggio dell'adottare una soluzione come questa, che io non vado poi a gestire la multi-factor authentication singolarmente per ogni applicazione gestita di back-end, quindi con molte configurazioni da fare, ma la faccio in un punto unico. E ripeto, la posso completamente delegare a un servizio in cloud che si fa anche carico di mandare gli SMS, di mandare le notifiche push, di registrare i device, di mantenere in memoria tutti i device che appartengono a un certo utente, dando comunque all'utente un'interfaccia compliant con la privacy, in cui in ogni momento può vedere i consensi che ha dato e può cancellare le informazioni, tra cui appunto i fingerprint dei device che aveva precedentemente registrato. Ecco, con una soluzione come questa si scarica completamente l'azienda di una gestione che è non indifferente, viceversa, okay, se la dovessi costruire in casa. C'è anche un aspetto di gestione dei rischi, no? Fino adesso abbiamo parlato di una sicurezza in qualche maniera che noi chiamiamo digital trust, cioè consentire agli utenti di lavorare in maniera sicura. Però purtroppo sappiamo che ci sono anche i criminali, no? Ci sono anche un po' i cattivi, che per esempio, potrebbero rubare le credenziali attraverso dei malware e potrebbero quindi usare in maniera malevola le credenziali rubate. Ecco, volendo, sulla piattaforma in cloud è anche attivabile un discorso che noi chiamiamo di adaptive authentication. Che cosa è? È basata sul rischio, cioè sulla piattaforma si possono attivare delle logiche che sono in grado di vedere che ci sono delle anomalie nella connessione per l'internet service provider, per la geo velocity, per esempio l'utente si è collegato poco fa dall'Italia, adesso si sta connettendo da un'altra nazione. Qua ha fatto a succedere questa cosa in breve tempo. Ma poi fa anche delle analisi più approfondite sui ritardi di rete, sulle latenze di rete, sulle modalità in cui avvengono le connessioni. Veramente. E questo ci permette di capire che quel Mario Rossi che si sta autenticando molto probabilmente non è Mario Rossi. E a fronte di questa situazione, quindi il suo strumento può o non consentire l'accesso, piuttosto che richiedere un fattore di autenticazione successivo. In ogni caso, notificare questa situazione, che potrebbe essere un inizio di data breach, una situazione anomala che deve essere investigata. E ovviamente io posso personalizzare queste cose, sono proprio un policy editor che mi permette anche di definire in maniera puntuale queste policy. Dopodiché, l'ho già detto, è importante il discorso dell'integrazione applicativa. Quindi questa soluzione, oltre ad essere user friendly, nel senso che sul cloud io non devo deployare on premises nulla, è pronta all'utilizzo, mette a disposizione anche molte interfacce API che possono essere fruite dalle applicazioni aziendali per andare a implementare tutta una serie di standard di autenticazione, ok, e di autorizzazione. Anche per poter scaricare metriche che poi permettono di fare investigazioni, okay? Quindi integrare gli eventi. Quindi è fondamentale il discorso veramente di facilitare la fruizione di queste soluzioni da parte delle applicazioni. Questo avviene attraverso queste interfacce, ma anche attraverso tutta una serie di sample e di asset che sono resi pubblici su piattaforme come per esempio GitHub o gli stessi, diciamo, le stesse community di IBM. Vediamo adesso quello che può essere il percorso di adozione di una soluzione come questa. Allora, tipicamente le aziende hanno già una soluzione in casa che fa access management, fa identity governance e quindi, come ho detto, però ha la necessità di integrare Google Suite piuttosto che Office 365, Box, Salesforce e via dicendo. In primis, noi possiamo dire che l'autenticazione aziendale, quella che sta sulla sinistra, continua a essere un po' il master. La persona si autentica sul sistema aziendale, ok? E tuttavia, nel momento in cui deve accedere a questi servizi in cloud e replica l'autenticazione aziendale,
e attraverso dei connettori va in single sign on su tutti i sistemi target. Qui ho già un obiettivo. Vedete qua che io fondamentalmente, se avessi dovuto integrare tutti i servizi di backend, avrei avuto n freccette da dover gestire in casa. No, queste freccette ce le ho già pronte all'utilizzo attraverso questo servizio in cloud, che ha tutta una serie di connettori già predefiniti, e quindi l'unica cosa che devo fare è devo mettere in piedi una connessione tra il mio sistema on-premise e il mio tenant VM Cloud Identity. Ok. Posso fare in uno scenario evolutivo, posso fare diventare master la piattaforma in cloud. Quindi effettivamente l'utente si può autenticare direttamente sulla piattaforma in cloud e a partire da lì può andare a chiamare tutti i servizi in cloud e può anche tornare indietro sul sistema on-premise e quindi essere lui master dell'autenticazione, come si dice, identity provider, una terminologia un po' più corretta nell'ambito della security, essere l'identity provider verso i servizi on-premises. Questo in che modo? Integrando quindi il gestore di access management che c'è on-premise, potrebbe essere l'Active Directory, potrebbe essere uno strumento IBM, potrebbe essere altri strumenti di terze parti, piuttosto che abbiamo anche un braccio di questo tenant che, girando su piattaforma Docker, può essere sia deployato sui principali cloud provider piuttosto che direttamente on-premises, e questo oggetto permette anche, volendo, di raggiungere le singole applicazioni on-premises. Ok, quindi diciamo che ci sono molte modalità su cui puoi andare a declinare un deployment di questa soluzione sull'infrastruttura di un'azienda. Ovviamente chi poi è interessato, noi siamo completamente a disposizione per approfondimenti. Ecco, volevo citare un secondo scenario che secondo me in questo periodo di Covid è veramente attuale. È l'accesso alla VPN. Ok. In molti casi gli apparati di rete, diciamo che supportano un tipo di autenticazione che è l'autenticazione Radius. Ok. È un meccanismo di autenticazione. Quindi vediamo qui al centro, c'è qui in rosa, un nodo che rappresenta il controllo per l'accesso della VPN, che fa una chiamata Radius a un server Radius che implementa l'autenticazione. Ecco, noi in questo scenario, attraverso la nostra piattaforma Cloud Identity, mettiamo a disposizione un gateway che gira su una macchina Windows, che può essere messo in casa on-premise presso il CED dell'azienda, e che quindi cattura questa chiamata Radius, da una parte la ridirige sul sistema di autenticazione perché l'utente si presenta con una user ID e una password, però aggiungiamo la multifactor authentication. Quindi questo gateway parla col nostro sistema in cloud, scatena il meccanismo di multifactor authentication, che può essere semplice SMS con il codice, la mail, ma anche qualche cosa più avanzato che integra anche un'applicazione mobile. E quindi a questo punto l'utente riceve il fattore di autenticazione successivo che può andare a spendere nell'accesso alla VPN. Perché è rilevante questo? Ma per quello un po' che dicevo prima, no? Noi abbiamo gli utenti che lavorano da casa, molte aziende non avevano, diciamo, non hanno dei PC aziendali portatili, o comunque non ce li hanno su tutta la forza lavoro, quindi è molto purtroppo comune che in periodo di emergenza i dipendenti si devono connettere con dei PC personali installando il client della VPN. Ecco, ovviamente spesso su questi PC personali non è un'aziendale molto sicura, non c'è il giusto antivirus, non ci sono tutte le policy, tutti i controlli, no? E quindi poter forzare un fattore di autenticazione aggiuntivo nel momento in cui si accede con questi sistemi è sicuramente un enforcement della sicurezza importante. In effetti questo è un tema di cui stiamo trattando in questo periodo sempre più spesso. Ultime due slide di cui voglio parlare sono la piattaforma di Mobile Device Management, che è importante in questo contesto. Quando io utilizzo un dispositivo mobile, anche in questo caso spesso è un dispositivo personale, se bring on device, oppure anche un dispositivo aziendale, ecco, è interessante il caso in cui io posso
utilizzare le metriche che mi mette a disposizione una piattaforma di mobile device management del tipo la macchina, il dispositivo è compliant rispetto alle policy aziendali. Effettivamente posso fare anche attraverso queste piattaforme una valutazione del fatto che non ci sono malware attivi, posso mettere un envelope intorno alle applicazioni che ne va a inibire certe funzionalità, posso costruire una bolla tra quelle che sono le applicazioni aziendali e le applicazioni personali e non comunicano tra di loro, però ecco, posso fare anche qualcosa di più, posso fare un'integrazione, quindi tra la piattaforma di Mobile Device Management, che nel caso di IBM si chiama IBM Master 60 e che è essa stessa un'applicazione in cloud, un servizio in cloud, e quindi evitare che un dispositivo non gestito dalla piattaforma aziendale possa accedere ai servizi aziendali in cloud. Ma invece cosa posso fare? Posso dire che intanto il dispositivo per accedere ai servizi aziendali deve essere gestito dalla mia piattaforma di Mobile Device Management. Quindi a questi servizi io non ci posso accedere con la user ID e la password, ma devo per forza passare per un sistema di cloud identity che mi manderà in single sign-on sui servizi in cloud. Ma questa cosa potrà avvenire solo se la piattaforma di Mobile Device Management avrà fatto un assessment sullo smartphone e dirà che questo smartphone è configurato in maniera sicura, non ha malware attivi, e sta rispettando le policy aziendali. Quindi erediterà quindi l'accesso a Office 365, a Google, a Concur e via dicendo, erediterà l'autenticazione che è stata fatta sul dispositivo mobile attraverso la piattaforma di Mobile Device Management. Dal punto di vista di licensing è importante il fatto che la nostra piattaforma di Mobile Device Management include anche questi servizi in cloud di identity management e quindi permette di realizzare una soluzione end-to-end per proteggere l'accesso alle risorse aziendali. Ok, io sono andato veloce, l'idea era di dare un po' dei messaggi chiave su cosa si può fare in questi scenari di forza lavoro da remoto e come mettere in sicurezza quindi le identità digitali. Come IBM facciamo anche molte altre cose che indirizzano anche scenari come quelli di cui abbiamo parlato prima del data breach, no? Abbiamo soluzioni che sono in grado di fare user behavior analytics, che sono in grado di gestire a fronte di un incidente anche il tempo di risposta all'incidente, tutto il processo aziendale secondo dei playbook e dei runbook che sono ben definiti e che sono rispettosi di quella che è la normativa NIS piuttosto che GDPR, come è stato detto prima. E questo riguarda ovviamente anche gli incidenti che riguardano la forza lavoro. Quindi ci sono proprio degli scenari nelle nostre piattaforme che riguardano incidenti nell'accesso alla VPN aziendali, utilizzo anomalo delle risorse. Quindi ecco, approfondire tutti questi temi richiederebbe molto più tempo e quindi l'obiettivo di questa riunione di oggi, di questa sessione, è stato solamente dare un bit di quella che può essere tutta la possibile forza che possiamo mettere in campo. In questa slide, intanto vi ringrazio per essere stati presenti a questa sessione, trovate anche dei link alle community di IBM su cui potete approfondire i temi. A questo punto, se ci sono delle domande, rispondo molto volentieri. Grazie mille Fabrizio, sei stato molto chiaro e molto condensato in questo breve periodo, che breve intervallo di tempo che avevi a disposizione. Volevo dire che è possibile scrivere, come dicevo prima, le domande nell'apposito pannello che troverete a fianco. In questo momento abbiamo due domande nel tuo caso. Allora, la prima è questa: perché dovrei aggiungere un layer aggiuntivo quando ho già dei servizi in cloud, come ad esempio dei servizi forniti dal cloud provider, come ad esempio Azure o Google? Ok, sì, no, ovviamente i service provider, i clienti adottano le soluzioni service provider, Google, Office, IBM stessa, che è una piattaforma in cloud, per implementare le proprie applicazioni. Questi servizi offrono anche una serie di strumenti di sicurezza. Secondo me però è importante per una funzione di security aziendale avere una certa separation of duty. Queste piattaforme di solito sono guidate un po' dall'iniziativa applicativa,
L'obiettivo è sviluppare delle applicazioni che devono essere fruite dal business. E il rischio nel momento in cui la security viene gestita completamente all'interno delle piattaforme in cloud è che la security diventa un po' un corollario del mondo applicativo. Per una funzione security diventa poi difficile andare a imporre le proprie policy e anche andare a imporre degli open standard. Cioè, queste piattaforme di solito supportano gli standard di mercato, SAML, OpenID Connect, ora per chi non li conosce sono dei tipici standard che riguardano i temi che abbiamo affrontato. Però quello che succede è che se io scrivo le applicazioni e la sicurezza la lascio gestire al mondo applicativo e che si finisce delle soluzioni un po' proprietarie dei cloud provider. Un domani questo, ma un conto è il mondo applicativo, un conto è la sicurezza, un conto è avere le persone gestite in modo custom. Un domani un'azienda avrebbe difficoltà a cambiare fornitore nel momento in cui mi sono totalmente messo nelle mani del mio service provider. Quindi ecco, il discorso della separation of duty, il discorso dell'open standard secondo me è fondamentale e anche per avere il controllo pieno nel poter definire le proprie policy, una propria piattaforma di sicurezza. Quindi ecco, noi proponiamo un nostro tenant che permette alla funzione security di mantenere completamente il controllo della sicurezza. Ok, questa è. Bene, bene, grazie. Una seconda domanda è se è prevista un'integrazione con un SIEM. Prima tu parlavi di accesso, sì. Magari su tempistiche diverse, anche zone diciamo diverse. Ecco, se tutte queste informazioni possono essere poi portate all'interno di una soluzione SIEM. Allora, premesso che la soluzione esporta quindi i dati, mette a disposizione delle API che possono essere integrate in piattaforme SIEM. Nel caso dell'integrazione con la soluzione IBM, che è Curadar, non so se tutti la conoscono, c'è anche un'integrazione più forte che è bidirezionale. Quindi da una parte io esporto tutte le informazioni, all'interno della nostra piattaforma SIEM ci sta anche proprio uno specifico modulo di User Behavior Analytics, che tra l'altro è incluso in licenza con Curadar, e questo sistema può essere interrogato in real time, cioè nel momento in cui l'utente sta accedendo, la piattaforma di Access Management può chiedere quali sono i rischi che stanno sulla piattaforma SIEM. Quindi se Mario Rossi nella piattaforma di User Behavior Analytics è flaggato come a rischio, questa informazione può essere definita all'interno di alcune regole di Access Management sulla piattaforma di Access Management, ok? E quindi è un canale bidirezionale. Sì, sì, ed è importante, sicuramente. Bene, direi che a questo punto abbiamo terminato il nostro tempo. Ringrazio molto a tutti i partecipanti per essere stati qui con noi oggi. Rinnovo l'appuntamento al prossimo 4 giugno, dove parleremo appunto di una soluzione ottimizzata sulla gestione e la protezione dei dati all'interno dell'azienda. Lo faremo sempre con IBM. Io vorrei ringraziare Fabrizio. È stato grazie molto gentile e naturalmente per qualsiasi tipo di approfondimento sul tema appunto che ha esposto Fabrizio, noi siamo qua come VM e come IBM. E quindi un ringraziamento a tutti quanti e buon lavoro e buona giornata. Arrivederci, grazie.